Ciao ragazzi, un saluto da Dav e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi vi porto con me in una nuovissima avventura. Questo è l'episodio pilota di una possibile serie che potrei portarvi dunque sul canale, ma naturalmente dipenderà tutto da voi. Quindi voglio vedere assolutamente il vostro supporto, il vostro feedback e naturalmente spero che siano positivi. La mia idea qual è? Quella di portarvi con me in tutte le mie esperienze in trasferta, per farvi conoscere e vivere gli stadi del nostro campionato di Serie A più importanti e naturalmente portarvi e farvi godere queste mie stesse sensazioni. Quello di oggi appunto sarà un viaggio a recensione della mia esperienza in VIP Lounge allo stadio della Cremonese, in seguito all'ultima partita disputata dall'Inter, vinta per 2-1. E naturalmente spero che abbiate visto il video della live reaction che trovate sul canale. Al termine dell'esperienza darò una votazione in stile 4 ristoranti, basandomi su 4 punti fondamentali: la location, il menu, il servizio e infine il conto. Quindi direi di partire, naturalmente vi ricordo di iscrivervi al canale se siete nuovi, fatelo, per non perdervi alcun video, quindi rimanete sempre connessi. Lasciate anche un bel mi piace, godetevi il video e che dire, buona visione. Oggi siamo a Cremona, per la precisione allo stadio Giovanni Zini. Quest'ultimo conta circa 15.000 posti e fa parte, insieme ad altri 5, a quel ristretto gruppo di stadi di proprietà del nostro campionato italiano. Prende il nome da un ex giocatore della squadra, per la precisione di un portiere, che morì durante la Prima Guerra Mondiale. Lo stadio è diviso naturalmente in settori: abbiamo la tribuna centrale, le due tribune laterali, il parterre, la zona dei distinti, in cui mi vedrete oggi ospite, la curva sud e la curva nord dedicata agli ospiti. L'impianto è stato inaugurato il 2 novembre 1919. Naturalmente nel corso degli anni ha subito delle ristrutturazioni, una nel 2007, una nel 2017-2018 e l'ultima proprio nel 2022 in vista della promozione in Serie A. Andiamo dunque a vedere l'ingresso allo stadio e le conseguenti attività da svolgere nel prepartita. Ciao ragazzi, sono arrivato a Cremona, sono già entrato. Vi faccio vedere adesso qual è la modalità per entrare. Ci sono prima una selezione, diciamo, per capire qual è l'ingresso corretto. Questo è quello dei distinti in cui siamo oggi. Quindi bisogna superare quel primo ingresso e poi ci sono i classici tornelli e questo è lo stadio all'esterno. Molto carino, devo essere sincero. In questo sabato pomeriggio in cui alle 18 l'Inter affronterà la Cremonese, io non vedo l'ora che inizi la partita, anche perché per me è la prima volta qui. E oggi quindi voglio raccontare quale sarà la mia esperienza e soprattutto farvi vivere anche a voi, anche se da casa, questa emozione un po' della trasferta che secondo me vi accompagnerà e vi farà molto piacere. Tra l'altro fatemi sapere che cosa ne pensate, perché sarà importante capire se può essere un episodio pilota per un'eventuale serie e portarvi poi negli stadi sempre in trasferta per seguire l'Inter. Ci saranno poi delle votazioni che darò, ma vi ho già spiegato forse tutto nell'introduzione del video e quindi adesso andiamo a vedere dentro lo stadio e tutto il resto. Vi saluto. Allora, abbiamo chiesto ai ragazzi, in pratica adesso dovremmo andare a quel banco là e ci danno, credo, solitamente danno un braccialetto e poi dopo potremmo entrare in tutte le aree dell'ospitality. Naturalmente la vedetta che vi accompagna come sempre nella compagnia, ormai vedete tutti i video, anzi la maggior parte dei video allo stadio. Quindi qua ritiriamo il tutto, abbiamo la consegna, cosa ci danno voi? Credo dei bracciali, come al solito. Sì, bracciali classici. E poi possiamo entrare in tutte le aree dell'ospitality e quella che vi faccio vedere prima è una di queste. Allora, potete andare direttamente dall'ospitality, sono tre, una è quella e le altre due si trovano di là. Sono aperte da adesso fino all'inizio della partita, dopodiché saranno aperte nell'intervallo fino a 10 minuti dopo la partita. Ciao! Grazie! Tutto a posto? Dopo l'ordinario
Ma già mangi te, non so. Ok, aperitivo. In pratica mi ha detto che ce ne sono tre uguali. Questo è quello di destra, poi c'è quello centrale, quello di sinistra. Cioè, tre ospitalanti. Ancora. Adesso mangio. Allora, il menù propone polpette, baguette, tagliere, porto di oro, un salamino niente male. Salamino niente male di Cremona. Va bene ragazzi, tanta roba, poi facciamo un po' di voti, di valutazioni. Rispetto ad altre realtà che abbiamo fuori, stanno cacciando, però secondo me è stata una posizione. Se posso aggiungere una cosa, sì. Tipo della Cremonese, la Champions League. Ah, è vero, ma infatti me l'aspettavo, però è stata una bella esperienza. E poi vedrete tutte le grafiche con i voti, eccetera. Come appena annunciato nel video, siamo arrivati al momento delle votazioni. Vi ricordo i quattro criteri per andare a votare ogni stadio, e cioè location, menu, servizio e conto. Location, voto 7.
Questo criterio di valutazione riguarda diversi punti, tra cui la bellezza dello stadio, il suo posizionamento utile al raggiungimento e il servizio di parcheggi per chi, come noi, arriva in seguito ad un viaggio in macchina. Sono rimasto piacevolmente colpito dalla struttura, ci aspettavamo uno stadio piccolo, e così naturalmente è stato, ma in nessun modo pensavamo di rimanere colpiti così positivamente. Bello, nuovo e caratteristico. Sembrava di essere all'interno di uno stadio inglese, sia per le caratteristiche di vicinanza al terreno di gioco che per il clima. Davvero pazzesco. Complimenti al tifo e al supporto dei tifosi che hanno caratterizzato questa esperienza a Cremona. Passiamo ora al menù. Menù. Voto 7,5. La qualità del cibo, il gusto delle pietanze e la varietà di scelta sono stati indubbiamente i criteri di valutazione per questo voto. La modalità era di tipo buffet, con prodotti tipici cremonesi, dalle stuzzicherie per gli aperitivi sino ai dolci, passando per le bevande e arrivando al caffè. Davvero tutto molto buono. Tocco di classe il parmigiano e la cotoletta. Davvero strepitosi. Ora è il momento del servizio. Voto 7,5. L'accesso allo stadio è stato davvero comodo e veloce. Il servizio di catering, che contava addirittura 3 spazi dedicati, e il servizio di hosting sono stati molto validi e di facile fruizione. Il nostro posto a sedere è stato buono e ci ha permesso di assistere al match in ottima posizione, con una piccola nota negativa. Dovevo farla perché altrimenti avrei dato soltanto commenti positivi. E cioè, legata alla comunità dei seggiolini, che risultavano un po' stretti e troppo ravvicinati tra loro, ma è una caratteristica che hanno davvero tanti stadi. Parliamo però veramente di dettagli, che quindi non hanno condizionato troppo la mia valutazione. Al contrario però, presentavano un doppio cuscinetto che è stato comodissimo, su quello niente da dire. Ultimo ma non per importanza, il voto dedicato al costo. In questa sezione abbiamo voluto specificare 2 dettagli particolari. Uno legato al costo del settore ospiti, che in questo caso nella partita è stato di 30 euro e a nostro modo di vedere molto molto in linea con quello che dovrebbero essere i prezzi proprio dedicati alle partite, nello specifico quando vengono comunque delle squadre importanti come l'Inter in questo caso. A differenza di altri stadi in cui spesso si gioca su questa cosa e si tendono ad alzare i prezzi per aumentarne naturalmente i guadagni, il prezzo è stato a mio modo di vedere in linea, quindi direi che questo è stato di fondamentale importanza per arrivare alla nostra votazione. Per quanto riguarda invece il nostro posto, situato nei distinti e quindi con l'accesso alla VIP lounge, il prezzo indicativo si aggirava intorno ai 60-70 euro, da quanto sono riuscito a vedere sul sito della Cremonese. I nostri biglietti naturalmente erano offerti allo sponsor, quindi non siamo sicuri della cifra esatta, ma qualora fosse questa sarebbe assolutamente adeguata sia per lo stadio sia per la visibilità e per tutto ciò che offre, quindi davvero ottimo. Voto 7. Si conclude quindi la nostra votazione e la media di questa esperienza allo stadio Zini di Cremona è stata di 29 punti su 40, quindi con una media oltre il 7. E che dire, a mio modo di vedere, tanta roba. Spero che questo primo episodio vi sia piaciuto, mi raccomando, voglio tantissimi commenti e fatemi sapere che cosa vorreste vedere, cosa dovrei migliorare, cosa vi piace e cosa non per le prossime esperienze. Questo era l'episodio pilota, vediamo come va e naturalmente se il supporto sarà ottimo porteremo avanti ancora questa serie. Fatemi sapere, io vi voglio bene, un abbraccio da Dav, sempre forza Inter e che dire, un saluto e al prossimo video.